Se non si prova a cambiare le cose e si mantiene lo status quo, la sanità nazionale credo che sia volta sulla viale del tramonto. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione, gli infermieri sono tornati a manifestare di fronte all'ospedale San Donato di Arezzo, con l'unione sindacale di base che assieme a Nursind e Nursing Up avevano nei mesi scorsi anche incontrato l'azienda sanitaria toscana Sud-Est presso la prefettura di Arezzo. Un problema, quello del contratto degli infermieri, che di certo non riguarda soltanto il nostro territorio. Gli scioperi, infatti, su tutto il territorio italiano che sono stati annunciati sono previsti per il 31 di ottobre e il 20 di novembre. È stato indetto questo sciopero nazionale proprio per rivendicare la mancanza di un contratto che realmente soddisfi economicamente la categoria della pubblica amministrazione, per la mancanza di personale che quest'estate ha generato lo stato di agitazione, ma non solo legato alle ferie estive, ma una mancanza cronica a livello nazionale su quello che è la sanità. I ritardi sulle prestazioni svolte e l'aumento della responsabilità a carico degli operatori sanitari è la mancanza di una tutela nei confronti delle numerose aggressioni che ormai riguardano tutti i pronto soccorsi d'Italia e che rendono difficoltoso l'operare in queste realtà. Perché la mancanza di soldi all'interno della sanità genera logicamente una carenza di risorse, una carenza di personale che non riesce quindi a sopperire a tutte le richieste che vengono fatte al Servizio Sanitario Nazionale, e questo genera malcontento nei cittadini che, pur pagando un enorme onere fiscale, si trovano comunque senza nessun tipo di prestazione da parte dell'ospedale di ritorno e con stipendi che sono ormai ai limiti della povertà non possono neanche permettersi quella che è la sanità privata, e quindi la rabbia che si genera nei cittadini non è giustificabile, però logicamente è comprensibile che tutto ciò si verifichi. Si cerca di sensibilizzare tutti gli operatori del San Donato per cercare di avere il maggior numero possibile di lavoratori che il 31 verranno a Roma a manifestare con noi contro tutto quello che questo governo non sta facendo nei confronti della sanità. Diciamo che lo sciopero non è rivolto all'azienda ASL Toscana Sud-Est, ma è uno sciopero volto al governo centrale e alla regione, che è l'ente che gestisce le risorse della sanità per tutta la Toscana. Quindi non è una problematica aziendale, ma qui la problematica invece è più generale.